dal 1948 siamo qui davanti al Morgana, sì. Un par di non si sta male, sì, però no, si porta dai. Tutti questi anni 67 anni qui. Che stasera incontra il Siena, stasera c'è la partita di Coppa Italia e secondo me Ziolino ha fatto un errore, ha detto sì mi interessa la Coppa Italia però risparmio i giocatori, se Ziolino vuol fare veramente l'aretino deve capire quanto ci stanno sui coglioni senesi, no? Sì, questo è vero, è diciamo un paragone, cioè, calcistico appropriato, intelligentissimo veramente. Non so come fare, bravissimo. No, sarà l'occasione forse per vedere qualche ragazzo giovane che ha giocato poco, soprattutto in attacco, perché ora con l'infortunio di Defendi e le prestazioni non proprio brillantissime di Betancourt. Non proprio brillantissime, è un eufemismo. E di Cor, io volevo anche spezzare la lancia, sì, per diciamo, gli attaccanti di Arezzo. Sì. È vero che non hanno queste grandi caratteristiche per segnare tante reti, però Defendi, che era un periodo positivo, 15 giorni fa ha avuto la frattura del setrasale, sì. Sabato si è rotto, diciamo, distorsione della caviglia, Cori era un mese e mezzo che non giocava, quindi chiaramente questi attaccanti sono anche un po' penalizzati da condizione, diciamo, approssimativa, sì. È anche vero che il sostituto per ora, o diciamo l'alternativa a Betancourt, non è che stia facendo fracelli, sarebbe opportuno anche provare Calabrese e Mariani, anche per tentare nuove alternative. Mariani è quel ragazzino che l'anno scorso appena entrò segnò, te lo ricordo. Sì, Mariani, diciamo, non ha fatto tantissime reti nella Berretti, perché c'era Bucaletti che era il bomber. Come fa era... a segnare con i Berretti? Di testa. Sguincia. Vengo lentre, pare. No, però mi piace. Posso parlare di calcio, sì. L'altra punta dei Berretti era Bucaletti, che ha segnato Pieretti, ma è stato acquistato dal San Giovanni. Comunque Mariani, le poche apparizioni che ha fatto ad Arezzo, è sempre timbrato il cartellino, quindi, e anche Calabrese mi sembra una punta interessante. Sabato era una partita, te c'eri, voglio dire due cose della partita. No, fammi dire, due cosette della partita di sabato. Dai, muove. Te c'era la partita? No, una volta che ci vado io, fammelo dire, no? No, diciamo che l'Arezzo, è inutile stradire, ha un reparto difensivo molto molto buono, perché i tre centrali, anche Madrigali, secondo me è un centrale, Madrigali, Paralelle e Monaco stanno facendo un grandissimo campionato, molto interessante Masciangelo, l'esterno sinistro, ragazzo giovane che ha preso il posto di Sperotto, e abbiamo un panchina Carlini, quindi il problema di Arezzo, oltre che l'attacco, questo detto mi sembra anche un po' a centrocampo, perché abbiamo anche Capisci, sto finendo, che sinceramente sta giocando un po' sottotono, e Tremolada, che è l'unico giocatore chiaramente di classe, deve essere un pochino più continuo. Dopo questo, posso dire? Sì, abbiamo finito. Volevo dire che abbiamo già sfetto il campionato, no? Più alto, spero che ci arrivo. Metto più basso. Abbiamo già sfetto a Teramo e a Savona. A Savona mercoledì, e il Savona è stato penalizzato nuovamente dalla Covisoc, dal Tribunale Nazionale Federale, e ha meno 11 in classifica. Punti zero. A zero punti in classifica. In bocca al lupo, speriamo che adesso questi due trasferti riescano a portare a casa qualche punto.